Buongiorno popolo dell'LCK e benvenuti a una nuova giornata di questo campionato coreano. Siamo pronti questo sabato a mostrarvi Live Sandbox contro Rongshin Red Force. Etrurian, sono molto emozionato. Questo anch'io. Credo proprio sia il mio primo game di Rongshin Red Force, questo split. Non so come sia successo che fino adesso non sono riuscito a castare i miei pupilli, però sono abbastanza sicuro di non aver ancora commentato un game, e questo è un gran bel game da quale cominciare, perché Live Sandbox sono una di quelle squadre che ha avuto veramente un enorme glow up rispetto allo Spring. Il ritorno di Prince a impreziosire una corsia inferiore che stava avendo molte difficoltà, visto la presenza di due rookie, Envy e Kyle, ex compagni nel roster dei Gen.G Challengers League, che vinsero il torneo in estate 2021. Con Prince abbiamo dei Live Sandbox sul 5-2, a fianco ai DRX, davanti da Monkia, davanti ai Quantum Freaks, quindi per i Nongshin 2-5 questo è un gran bel banco di prova, e se vogliamo finalmente toglierci di dosso questa macchia ormai forse indelebile che i Nongshin hanno raccolto in questo 2022, devono cominciare da sfide come questa. I Nongshin, su quali scherzo spesso che sono i miei pupilli, ma perché non ha veramente alcun senso trovare un roster con questi 5 membri, scavare le classifiche anziché scalarle. Ogni volta mi sorprende in negativo, purtroppo, il percorso di questo roster. C'è anche da pensare, come potete ben vedere, come i giocatori di Nongshin sembrano perdere gold ogni minuto. Sembra quasi che non riescano minimamente ad avere modo o avere la possibilità di recuperarlo. Dall'altra parte abbiamo un team che è su 4 vittorie consecutive. È un team che con Prince ha ritrovato finalmente una corsia inferiore stabile che può fare bene. I Live Sandbox forse hanno trovato veramente una formula che potrebbe portarli ai playoff, non come quelli che dovranno perdere al primo turno. Sì, è un roster che poi chiaramente non solo il discorso di inserimento di Prince, ma dobbiamo sempre pensare al resto del roster. Il resto del roster che aveva 3 giocatori di fatto rookie. Dav è la prima stagione dato a Planer titolare. Facciamo che un rookie, estendiamo un po' il concetto di rookie. Hai Kyle, il support, che è effettivamente un rookie, è la sua seconda stagione nell'anno solare, ma è il suo anno di debutto provenendo dalla Challengers League. E poi hai Closer, che è già debuttato nel 2021 con i T1, ma è la sua prima stagione da titolare indiscusso del roster, senza dover fare da scaldapanchina di Faker. Quindi è un roster con tanta bella gioventù, con tante belle promesse per il futuro, un roster che tra l'altro a me ha sempre fatto un sacco piacere vedere avere un coaching staff coraggioso. I Live Sandbox con Mike e Joker draftano in modo molto coraggioso, spostano tantissimo i propri carry, le proprie win condition per la mappa, senza alcun timore di provare, ed è giusto questo approccio quando è un roster così giovane. Non ha alcun senso non lasciar sgambare un po' liberamente in questi bei prati verdi Closer e Croco, che sono ancora giovanissimi. Non ha senso ora, perché Prince sta funzionando bene, mettersi come unico obiettivo quello di mettere l'hypercarry nelle mani di Prince. Vogliamo vedere Dav sugli hypercarry, vogliamo vedere Closer su quei pick ipermeccanici che gli piacciono, Akali, Irelia, e questi coach non hanno paura di farlo e stanno facendo crescere il roster molto bene. Come potete vedere dalle statistiche, comunque i due team sono molto aggressivi nelle prime fasi di gioco, infatti come first blood percentage sono terzi e secondi, invece sulle torri sono i Nongshin a perdere tantissimo, cosa che invece gli Sandbox non fanno. Poi ai draghi potrebbe essere il punto fondamentale, perché? Perché i Nongshin Red Force sono al 75%, quelli che vedete entrare in questo momento, ma dall'altra parte sono anche loro al 75%, quindi potremmo vedere delle prime skirmish in corsia inferiore. Sta entrando il super team, che non è un super team perché sono dei 5. Il fu super team. Il fu. E il fu, siccome immobile, dato immortal super team. Senti, la spoglia in memoria ormai di tanto spiro. Sì, so, conosco la posizione del 5 maggio. Nongshin che Wally, come hai detto bene tu, ora, o se no veramente potremmo quasi iniziare a dire mai più. Ora mai più, sì, già per aprirci alla possibilità di un'ora ci vuole già dell'ottimismo, perché siamo a 2 lunghezze dalla zona playoff, ed è una zona playoff estremamente competitiva, con i Damwon e i Quantum Freaks fare da gatekeeper di quella zona playoff. Due squadre che non solo sono arrivate ai playoff, ma hanno anche passato il primo turno, perché i Quantum di questa primavera, vi ricorderete, hanno battuto i DRX in un vero e proprio upset, certo, però sono due squadre da top 4, quindi tremendamente difficile per i Nongshin scalzare queste squadre. E poi, anche se fosse, ci sono prima i KT Roster in settima posizione, e KT Roster che questo mercoledì hanno battuto i Nongshin nello scontro diretto, quindi
davvero, signori dei Nongshim, è tempo di rimboccarsi le maniche, è tempo di fare un fresco reset. Non c'è nulla per cui combattere di passato, di trascorso. Nuova attitude, nuove draft, tanto coraggio e prepariamoci a una bella serie, perché gli Sandbox non sono qui a scansarsi. Gli Sandbox sicuramente, perché se dovessero vincere poi ora qui, poi affronteranno prossima settimana i Gen G il mercoledì e poi riniziano con la loro settimana con una serie di partite molto interessanti. Gli Sandbox che stavo guardando un po' anche i calendari, non ti nascondo il fatto che vedi Yoshi Red Force, vedi solo Anwa Life, Freddy Brion, anzi Freddy Brion perché gli Anwa Life non li incontrano più, e vedi poi a un certo punto la classifica e dici i Nongshim devono affrontare solo i Freddy Brion dietro di loro, per il resto è noia. Quindi se dovessero vincere qui puoi dire forse possono creare degli upset, ma contro questi Leaf Sandbox la vedo molto difficile, anche per il semplice fatto vuol dire che Leaf Sandbox sono molto duri da digerire. Un roster molto duttile, abbiamo detto, si parte dalla premessa che avremmo preso sull'Hyper Carry, però non per questo hai già immediatamente chiaro come andare a draftare. Potrebbero lanciarsi in una draft con una grossa enfasi sui carry, assolutamente sì, però poi cosa succede? Che hai Closer da contenere, hai Croco da contenere, hai Dove da contenere. Al contrario, il roster dei Nongshim potrebbe voler preservare dei carry per Ghost, che non è che stia attraversando un momento fantastico a sua volta, quindi non è di quei carry talmente superiori a champion pool e meccaniche che può finire a giocare, che ne so, un tier 3 carry come una Sivir e scamparla, per dire, usando un'esagerazione. Non è affatto facile pensare, molto bella questa, molto bello questo gioco di parole, non è facile pensare ad una strategia vincente sin dalla draft per questi Nongshim, ecco, la metto giù così. L'unica cosa che mi viene in mente, se non sapessi nulla di questi Nongshim e vedessi il roster, la prima cosa a cui penso è quella che ho pensato anche in primavera 2022 quando ho visto questo roster, è Kanna Dread top proximity 2v8, perché Dove è sicuramente l'anello debole di questo roster. Dove è ancora un giocatore con un po' di ruggine addosso, sta migliorando a vista d'occhio nel ruolo, ma è ancora un giocatore prestato alla corsa superiore, ancora un giocatore che non ha una champion pool sconfinata nell'ambito dei top laner meta aderenti. Quindi Kanna e Dread hanno grosse responsabilità, le hanno sempre avute però, e non sono mai riusciti davvero a esprimere al meglio il proprio potenziale. Dovessi scegliere a tavolino una strat, vorrei una top forte, vorrei un jungler molto proattivo, vorrei vedere Dove divato 4 volte. Questo è il piano. Poi chiaramente a quel punto devi fare i conti però con un Prince che ha friscalato, e devono essere bravi Ghost ed Effort a matchare quello scaling o a tarpare le ali a Prince, addirittura battendolo in corsia, cosa non facile. Sicuramente non è facile. Poi stavo riguardando anche i vari campioni piccati, le varie leggende piccate da parte dei due team, e vediamo una cosa molto particolare: i Leaf Sandbox non hanno mai giocato Senna, hanno fatto 4, 7, 10, 12, 14, 16 game per il momento, non hanno mai giocato Senna, che è un pick che in meta ormai da un paio di patch. Sì, è vero, è particolare, questa è una peculiarità del roster, visto che Senna addirittura viene annoverata come ban di prima tornata ultimamente. Spesso la si vede bannata blue side o red side proprio per impedire la selezione immediata. È un po' un periodo di rivoluzione in corsa inferiore, in particolare la grande forza della combinazione Kalista e Amumu è tornata a catalizzare molti ban su Kalista. Però sì, è singolare che non siamo arrivati a Senna da parte degli Sandbox, ma naturalmente non mi sento di dire che sia un pick che non possono prendere e giocare così, dal nulla. Forse è solo più una questione di preferenze, una questione di maggior libertà per Kyle di giocare la mappa come ama fare. Una delle statistiche particolari di questa botlane dei Leaf Sandbox è proprio la bassissima proximity del support con il suo carry. È un team che roma molto, un team che lascia Prince molto da solo ad accumulare tanta esperienza, e Kyle che diventa un po' una sorta di Targamas per i nostri fan di sì, che va a giocare molto più spesso con Croco. Quindi è più che altro per quello che non vediamo Senna spesso nelle mani di Prince, mi sento di dire, proprio per la volontà di giocare con il roaming support e il carry da solo.
Partono i ban fra questi due team e vediamo subito Renata Glask e Seraphine bannate con Tahm Kench. Ok, si va a bannare forse uno dei support più importanti per il sandbox, dato che è stato piccato 5 volte da Kyle. Si va a toccare quella che è la champion pool del support dei sandbox. Giusto così, è un pick che tra l'altro attiva una facilità incredibile sul pick di Aphelios e Jinx. Senza di essi dovremmo vedere Kyle ricorrere ad un trash che però ha giocato una sola volta e non è esattamente un pick che può improvvisare. I giocatori di trash possono esprimerlo al massimo livello, sono veramente pochi e non è il caso di improvvisare in una sfida che comunque varrebbe ai Leaf Sandbox dalla loro prospettiva un secondo posto virtuale, o meglio un terzo posto isolato, con in attesa del risultato del prossimo match dei T1. Ma è un ban per ora che è una serie di ban da parte di Nongshim Red Force che condivido molto. Vai a togliere con questa champion pool del support di riflesso molti dei pick dello star player degli sandbox, quindi riesce a fare un effetto tenaglia su un giocatore vulnerabile perché è rookie e perché ha pochi champion che gioca molto, che è appunto Kyle, e di riflesso tutti i pick dello star player che sta carriando il team con gli hypercarry immobili, Jinx, Aphelios in primis. No, ci vanno subito per il pick di Kalista, a quanto pare sembra che sia quella la scelta per Ghost, che non ha mai giocato questo campione nel Summer Split. Potrebbe essere forse anche Lucian. Lucian è un altro campione che è bannato molto spesso. Quasi sempre da Red Side, infatti. Sì, il B1 Lucian è molto problematico da gestire, lo passano addirittura in Nongshim pur di andare a consolidare il signature pick di BDD, Azir, che ricordiamo in molte istanze Karis, il mid laner degli Young Life, che è stato un po' il discepolo di BDD, essendo Karis proveniente da quel roster Gen.G Challengers in cui comunque c'era un po' di avvicendamento con il main roster di Gen.G in cui militava BDD. Karis che ha imparato dal migliore, a suo dire. In effetti BDD ha uno degli Azir più clean del campionato coreano, forse più clean al mondo, ma la risposta è delle più meta aderenti con il solito Corki, che va a creare un matchup che abbiamo visto almeno 50 volte, perché ricordo che l'ultima volta che è saltata fuori la stats avevamo un 25 pari per Azir versus Corki, quindi probabilmente adesso è un 25-26 o un 26-25, non ricordo come andò quel game, però veramente uno dei legacy matchup della corsa centrale in LCK. E con Kalista hai già consolidato un ampio parco di botlane, perché Kalista è il punto di partenza per tutte quelle sinergie con Amumu, con l'Enchanter, con quello che vuoi veramente. Qua su Kalista stiamo vedendo qualsiasi tipo di binomio. Molto comune è chiaramente Amumu, però non si fa i timidi e molto spesso si sta prendendo anche l'Enchanter con l'intenzione di usare la chiamata del fato come disingaggio. Stavo pensando anche a Kalista insieme a Nautilus, che è un altro dei campioni più piccati da parte di Kyle, 3 volte per lui, o anche Rell, è stata piccata una volta anche questa da parte di Kyle. Dall'altra parte si è andati per Lee Sin per avere un early game ancora più impattante e non c'è Red Force, e Gnar come buon blind pick, ormai lo sappiamo tutti, in Corea Gnar è il blind pick per eccellenza. Eh sì, è il blind pick che sta monopolizzando la Corea superiore da anni ormai in Corea, ed è piacevole vedere come non sia più il solo, visto che Ornn gli fa buona compagnia. E l'altro pick ancora, il magico trio dei blind pick forti, è poi chiuso da GP, che però richiede una certa competenza sul campione, ecco, competenza specifica, visto che ha tutta una serie di meccaniche particolari. Ecco, bisogna familiarizzare con le combinazioni col barile fantasma, come lo si chiama in gergo, quindi l'esplosione della concatenazione di barili in cui vai a mettere al volo con il proiettile del parley in volo il terzo barile. Una serie di meccaniche che non sono congeniali a tutti quanti i top laner, ma GP si sta facendo largo e giustamente i Nongshim Red Force vogliono disabilitare il potenziale già molto alto di teamfight della formazione dell'Elite Sandbox, andando a togliere la Mumu che sarebbe stato un support accanto a Kalista. Ormai sono 3 support bannati da parte dei giocatori dei Nongshim Red Force, mentre gli Sandbox vanno a bannare il campione più giocato da Ghost, Xayah. Dato che dall'altra parte non hai un AD carry ancora mostrato, quindi giustamente vanno ai ban di alcuni dei campioni più piccati e iconici di Ghost, Aphelios, negli scorsi anni. Lo sappiamo tutti quanto bene ha fatto Ghost pre-MSI,
quanto bene ha fatto Ghost durante i mondiali. Ultimo ban da parte di Noshi Red Force, probabilmente sarà un altro support, potrebbe essere quel Nautilus che avevo detto in precedenza, potrebbero anche lasciarlo e poi giocare intorno, invece no. Vabbè, anch'io qualche volta riesco a capire quale può essere l'idea, molto bene. Potrebbero ancora, Ghost ed Effort, chiudersi in una Senna botlane. Addirittura l'ultima volta che abbiamo visto una Senna botlane da parte dei Nongshim Red Force è arrivata con Effort nei panni della Senna. Quindi è una botlane che può giocare in tutta libertà. Queste combinazioni con Senna, Fasting in corsia inferiore. Ah, è vero, è rimasta open. La ormai leggendaria, iconica Vi di Croco aveva lanciata Honor come pick in LCK ed è ormai soltanto più Croco che la utilizza molto volentieri. È chiaramente una grande parte del successo di questi Divi Sandbox anche l'ottima stagione del Rookie of the Year 2021, nel suo secondo anno, il jungler Croco, che andrà su questo proattivissimo jungler e può tranquillamente snowballare off the botlane, che può dare una mano a Corki e Ornn per il loro scaling in tutta libertà. Alla fine rimangono disponibili Lucian e Nami per Ghost Effort, quindi vengono anche presi in ordine per i due botlaner dei Nongshim Red Force. C'è ancora l'opzione Rell con Kalista, avresti un grandissimo strumento di engage. Kyle sta discutendo con il suo coach su questa scelta di un R5 preziosissimo e devo dire mi convince questa Rell. Vai a dare un buonissimo gank setup in corsia inferiore a quella Vi, vai ad acuire la potenza del tuo teamfight assieme al dio della forgia, hai un gran bel engage e disengage grazie a questa Rell affiancata a Kalista. Poi stavo pensando anche al fatto che Rell comunque quando si va a unire con Kalista è un binomio molto particolare, perché Kalista quando dà la sua lancia a Rell, gli autoattacchi quindi fra Kalista e Rell amplificano i danni, ma allo stesso tempo Rell quando si connette con la 3 e respingi su Kalista gli dà statistiche bonus difensive, quindi proprio è un intrinsecarsi insieme in un casino di cose, ma che può aiutare soprattutto in questa laning phase quando pensi a Lucian e Nami. Lucian e Nami sono quel duo che vuole utilizzare la E di Nami su Lucian per poi iniziare un trade che non è interattivo. Bisogna vedere se questo scontro tra botlane proattive darà dei frutti, ecco, in assoluto, perché il rischio con queste botlane così proattive è che ci sia un come due magneti col polo positivo che si respingono a vicenda, no? Potrebbe essere un po' questo l'esito della corsia inferiore, ma dovendo dare un mio personale verdetto, credo che la grande mobilità di Lucian dovrebbe riuscire a mandare a vuoto Kyle. Kyle, se non è super super vigile, rischia di andare per una ferromanzia aggressiva e venire tritato poi da Lucian Nami. È una linea molto delicata, secondo me hanno un pochino più agency Lucian e Nami e devono diventare un pochino più reattivi, e in presenza del jungler soprattutto, i due botlaner dei Leaf Sandbox. Quindi vediamo, perché questo è un altro bello scontro, vediamo la Vi di Croco, preparatevi una bella tazza di caffè e godiamoci questa sfida. Benvenuti quindi sulla Landa degli Evocatori e benvenuti anche all'interno del primo match di questa giornata, Nongshim Red Force contro Leaf Sandbox. Avete gli hashtag, come tutti voi ben sapete, avete anche le bets, sono ancora aperte. Ci siamo dunque, ovviamente ci vorrà un buon controllo della giungla, perché i pathing di questi jungler sono estremamente importanti da spottare. Sia Lee Sin che Vi sono dei jungler che vogliono giocare sulle corsie, che non vogliono assolutamente passare tutta la fase di corsia a farmare i campi, non sono dei footwear jungler, e in questo scenario ci sono tanti gank setup nelle varie corsie. C'è, per la top ci sarà Gnar con tutti i suoi carry control, per la mid all'ottenimento della scorta imperiale sappiamo come funziona, prima brucerà il flash a closer, probabilmente BDD, e poi closer sarà super vulnerabile. Botlane, c'è lo tsunami, la mareggiata, c'è la bolla, c'è in generale anche il dive potential enorme che hanno Lucian e Nami, perché rassano continuamente l'avversario, lo tengono sotto torre a infinite vite, e poi basta un passaggio di dread da quelle parti, dentro o fuori dal range di torre, e si trovano le kill. Allo stesso modo per Vi tantissimi appoggi dalla botlane, che vanta una marea di crowd control una volta che si otterrà anche la chiamata del fato e la trae respingi di Kyle, la ferromanzia aggressiva. In top c'è Ornn che ha una marea di crowd control, come ben sappiamo, tra il proc di Brittle della W, tra la testata a muro della sua e il dio della forgia. Quindi tante
occasioni per i jungler di brillare in questa laning phase. Sarà da sgridare fortissimo chiunque di questi jungler adotti uno stile troppo cauto, perché non c'è nulla da essere cauti. C'è una botlane da snowballare e ci sono dei jungler molto forti per farlo. Questo permette loro, a Prince e a Kyle, di essere così aggressivi, di arrivare a livello 2 prima. Quindi, così inferiore in cui, giustamente tu dicevi che Ghost e Effort dovevano avere un agency migliore, Kyle e Prince riescono ad avere un piccolo vantaggio. Questa ondata hanno virtualmente più CS Ghost e Effort. Stanno concedendo il push ed è una scelta molto intelligente. Avevano tranquillamente, sì, la wave più grossa, l'hanno lasciata smaltire a Kyle e Prince. I loro CS consci della possibilità che vai pattasse top verso bot e ci prendono Ghost Effort. Il più grande pericolo che Lucian e Nami possono incontrare contro questo bot lane duo e contro questo jungler è proprio il trovarsi a metà corsia con tanto terreno che li separa dalla propria torre. Qui addirittura vogliono imbastire il dive, cioè livello 3 per Prince e Kyle. Ci vede lungo Dread, che però sta muovendosi verso bot, dando anche le intenzioni. C'è un croco nel cespuglio. C'è un croco nel cespuglio, infatti, che inizia a mettere dei danni allo stesso Dread. Riuscirà a trovare il Krug grande, ma c'è Kyle e Croco che sono lì vicini, quindi attenzione alla posizione della di carry e del support degli sandbox, perché potrebbero in qualsiasi momento aggredire la bot lane. Questa è una piccola sortita fuori porta di Croco, che però dà i suoi frutti. Si nega un campo tra i più preziosi a Dread, si è tenuto in check Ghost Effort, che sono tutti rimanere sotto torre a faticare a raccogliere i CS. Infatti si è raccolto anche un più 10 CS su Kalista, oltre che un campo in più per Croco. Per fortuna Dread è riuscito a smitare il Krug grande, quindi non perdendo poi così tante risorse da questo invade. Però è così che vuole giocare Croco su Vi, è così che vuole giocare un jungler così proattivo con delle lane prioritarie. Intanto in corsia superiore Dav si ritrova subito Dread a dargli fastidio. C'è anche una minion wave, probabilmente potrebbe esserci anche un dive da parte dei giocatori dei non Shield Red Force. Invece vediamo come decidono di arretrare, di non rischiare. E infatti Kanna continuerà nella sua forma mini a pushare la minion wave. Ghost con questo buon congelamento può tenere Prince e Kyle in questa zona molto scomoda. Infatti devono stare attenti Kyle e Prince. Per quanto vogliono finire di crashare l'ondata, devono comunque rispettare il potenziale distruttivo di quel proc di PTA unito a quello di Electrocute Dynami. Devono addirittura lasciare buona porzione di questa wave e andare ad un recall. È scelta difficile ma doverosa. Lucian e Nami hanno questo potenziale di tenere anche la lane che sta vincendo in check. Si è superiore, intanto sempre soliti scambi di cazzotti da una parte e dall'altra. Dav con un malus di minion basato sui 12-14 minion, 12-14 minion in meno, mentre in corsia centrale vediamo un piccolo vantaggio da parte di Closer, che il primo attacco è deciso di prendersi questo piccolo vantaggio, mentre dall'altra parte vediamo il Conqueror per BDD. Croco che va sul free Drake, questo era dalla draft abbastanza preventivabile. Kalista e Rell vanno insieme a garantire un bel tappeto rosso a Croco su questo obiettivo. È lì che si gioca il braccio di ferro, in un caso la regia ha indugiato molto più sulla botlane che su qualsiasi altra corsia. Quel braccio di ferro di corsia inferiore implica la priorità sui draghi, quella priorità sui draghi implica qual è la win condition più comoda per un team. Un Croco che va a giudicarsi il primo drago, sappiamo che il secondo sarà una montagna, quindi avremo delle soul molto interessanti. Ocean, Infernal, Extech a disposizione. Molto interessante avere 4 draghi a 0 con uno snowball effect su queste corsie inferiori. Ci stanno davvero deliziando su questa telecamera in botlane, perché purtroppo non me ne vogliono in altre corsie, ma l'unico matchup che conta davvero per come sono configurate queste draft. Questa è la sede del braccio di ferro tra queste due squadre. In top c'è la stretta di mano solita di un Ornn che concede priorità per farmare le ondate sotto torre e non farsi maciullare dagli auto-attacchi di Gnar. In mid c'è la solita gara a ping pong tra i due mid laner che si passano le ondate. È qui il centro nevralgico delle azioni. Prince e Kyle, così come Ghost ed Effort, stanno giocandosela molto bene. Purtroppo Ghost ed Effort non beneficiando della priorità di Dread, che sta continuando a full tirare
non battendo però in CS, in farm, il buon Croco. Quindi vittoria dei Nick Sandbox per ora, per quanto di poco. Intanto andrà a vedere se c'è qualcuno al red, vede che il red è stato fatto e ora andrà verso i Raptor. Attenzione però, la posizione di Dread arriva anche, comunque BDD ha la scorta imperiale a sua disposizione, il flash da parte di Croco per salvarsi. Ora Closer andrà a dare fastidio al mid laner e jungle di Noshi Red Force, ma comunque due campi conquistati dai giocatori di Noshi Red Force nella giungla avversaria. Torniamo ovviamente su questa corsia inferiore, non glissiamo però su quello che sta succedendo in top, perché Kanna sta facendo qualcosa in più rispetto a quello che solitamente Gnar riesce a fare nei confronti di Ornn. Ha negato un sacco di farm tenendo Dav sotto torre. Ovviamente uno degli aspetti positivi del tenere l'avversario inchiodato sotto torre è anche la difficoltà nel raccogliere i CS, che devono essere apparecchiati con un certo numero di punti vita perché possano essere facilmente farmabili. Avrete tutti familiarità con i soliti due tocchi di torre sul melee e autoattacco, un singolo tocco di torre, un autoattacco per i caster, quindi è un allineamento che deve anche un po' capitare. Non sempre è possibile farmare tutti i CS quando ci si trova in quella situazione, e questi sono CS che stanno venendo a mancare a Ornn, che però non è il campione più avaro da questo punto di vista, più avido di CS. L'importante è che raccolga l'esperienza, l'importante è che arrivi ad avere quel livello 13 quanto prima, e da lì che inizia a impreziosire gli oggetti mitici dei suoi alleati con gli ornamenti. Però parliamo anche un pochino della botlane, perché non si è riuscito ad avere quel gran dinamismo, quella grande esplosività della botlane Lucian Nami. Grande merito di Prince e Kyle sicuramente, grande merito di Croco che è stato asfissiante da quella parte di mappa. Ora non bisogna però cadere nell'errore di lasciare troppo tempo da solo Prince, perché Lucian ha un ottimo uno contro uno contro la Kalista di Prince. Serve un... c'è effettivamente l'exhaust, però c'è una summoner in più, mettiamola così, c'è una combat summoner in più preziosa per Prince, ora che ci penso, perché il cleanse di Ghost non lo aiuta nell'uno contro uno, quindi forse non può fare poi così tanto il bullo. Red nel frattempo, avendo proprio visto che Croco ha passato tanto tempo in corsia inferiore, va in corsia superiore per provare ad attaccare questo Herald che potrebbe essere contrastato fra i due giocatori. Arriva subito BDD, mette tanti danni, verrà preso l'Herald da parte dei giocatori dei Noshi Red Force, andranno a chiudere poi, vanno a disinnescare. Effort ha subito tanti danni, ha dovuto utilizzare la mareggiata per salvarsi. Nulla si muove, cara Etrurian, un game super disciplinato da entrambe le squadre ed è quello che volevo vedere. Non necessariamente un early game cauto mi aspettavo da queste due squadre, da queste due botlane soprattutto, però abbiamo visto il giusto rispetto per i movimenti del jungler nemico e la pressione che la botlane nemica riusciva a generare. Quindi in entrambi i casi sia Ghost Effort che Prince e Kai si sono mossi bene. Occhio al dive, possono andare ancora avanti, la furia del drago molto buona, il dio della forgia. Oh, è uscito arrivato comunque anche il supporto e il primo sangue nelle mani del bot top laner. Dav riesce nella kill, il dive è uno schifo da parte dei Noshi Red Force. Non se l'aspettavano, uscito da un muro, Kael, ed è la seconda volta che gli vediamo fare una rotazione così in anticipo questa settimana. Ricorderanno, i nostri gentili telespettatori, l'ultima partita dei Live Sandbox, quella contro gli Awa Life, in cui Croco è stato soccorso da un Kael che stava venendo invaso, che stava venendo invaso da Onflick su Lee Sin. Stava perdendo malamente il trade, il Volibear di Croco, e a un certo punto, smurfatina della regia coreana, viene la Fog of War, salta fuori il Tahm Kench di Kael in tuffo degli abissi da non si sa bene dove. Questa è la fotocopia di quella giocata, solo che Kael questa volta addirittura ha assicurato una doppia sulla top, una kill per Croco, una kill per Dav, e da infin di vita riesce a mantenersi vivo e trovare un ottimo dio della forgia su due. Gran bella giocata per disinnescare il dive, i Nongshim ora tornano indietro di un sacco a risorse. Infatti è stato bravissimo Kyle a utilizzare anche la trazione magnetica in modo tale da tenerli distanti e permettere così anche a Dav di utilizzare il dio della forgia, che hanno cappato tutte e due. L'aggro della torre ha dato vantaggio agli stessi giocatori degli Sandbox. L'unica nota negativa, se vogliamo metterla in corsa superiore, è il fatto che comunque Kanna ha trovato le tre placcature che possono aiutare ad avere un piccolo vantaggio nella corsia superiore, mentre in corsia inferiore vediamo sempre un vantaggio da parte di Prince e Kyle, secondo drago grazie anche alla pressione che mette il pacco di corchi. I Lee Sandbox
stanno giocando, come hai detto tu, in maniera ordinata. I Nongshin ti hanno sentito e hanno detto: ah, bisogna giocare disordinati, quindi bisogna provare a far cadere qualcosa, l'hanno pensato. Un Kanna che stava godendo di un grande vantaggio sulla top ha messo un po' di gola a tutti i Nongshin Red Force. Il Dive Sworn non è una terribile idea, magari non a livello 9 quando è già gigantesco, ha un sacco di resistenze, ha il Dio della Forgia alla mano e magari ha anche delle Summoners che non hai traccato dall'Unsealed Spellbook che gli danno ulteriore survivability, che so, una Barrier, un Exhaust. Quindi una scelta un po' incauta da parte di Nongshim, che infatti si beccano due sonore sberle sulla top e il secondo drago sulla bot, per un croco iperattivo sulla mappa che ha trovato finora grande successo in ogni angolo di questo rift. E vediamo il dive qua, Lognar colpisce perfettamente, Dread va a scaricare i danni ma non si mette in condizione di... non so dove abbia usato il kick, secondo me ha usato il kick proprio quando era già aderente al muro, perché vai a creare quasi un effetto stun quando non può percorrere il knockback, lo spalmi al muro, un po' come fa anche la V di Alistar. Però non hai tenuto conto che potevi voler usare quello stun del calcio per evitare l'R1 e R2. Infatti si sono trovati a non avere abbastanza danno per la kill e non avere alcuno stordimento per impedire la pressione dell'R2 ad ov. Ci sta anche che sia stato il soffio del mantice, quindi comunque non penso che il kick valga come... il soffio del mantice dovrebbe sovrascrivere, se non mi sbaglio, poi qui ora vado molta memoria. Però sì, come hai detto bene anche tu, il kick è stato utilizzato più perché si pensava, secondo me, di shottarlo, di andarlo subito a chiudere nei momenti più veloci della partita, senza dover poi aspettarti un Kyle che ti arriva di gran carriera a chiudere. Veramente Kyle ha avuto un tempismo perfetto per riuscire in tutto questo. Poi, come ho detto in precedenza, Dav aveva anche scelto dall'Ancient Spellbook, dal libro delle rune, il... l'Ignite, quindi l'ustione, ha aiutato tantissimo. Vedete con la E d'Ova a interrompere il salto di Kanna. Deve stare attento, qui siamo quasi in range della combinazione da assassino di Ornn. Non ci sono le summoner giuste, non c'è l'Ignite, però il pericolo è sempre dietro l'angolo, anche perché devi fare i conti con una zona di top totalmente priva di Ward Blue. C'è un bel... una bella costellazione di lumi rossi da quelle parti, ma attenzione che il computo delle placche favorisce come i Nongshim Red Force. Sono riusciti a rigirarsi bene sui gank e sulle rotazioni per prendere i draghi da parte dell'Eve Sandbox, trovando comunque 800 gold in placature. Non tantissimo, fossi in loro non avrei accettato questo scambio nell'area due uccisioni e due draghi, però sono almeno riusciti a trovare una toppa da mettere su questo game. Red ancora in corsia inferiore, non viene visto da nessuna lume di visione o di controllo da parte dei giocatori dei Lee Sandbox, perché come avete potuto ben vedere nella trifronda c'erano solo Ward con il colore blu. Ora qui Closer va a ripulire anche la Minion Wave, primo oggetto completato, manca poco per poter arrivare alla Maramune e hanno bloccato Closer. Questo è molto interessante perché ora dovrà ripulire la Minion Wave e poi inizierà a pensare a muoversi per i recall. Questa rotazione si costringe Closer alla pulizia della Wave e c'è già Dread che sta andando alla presa del messaggero, però non mi dispererei fossi nei Sandbox. Ok, se ci sono tutte le supreme alla mano vale la pena provare questa skirmish più per affermare la propria superiorità all'interno di questo game, per dimostrare di averne di più in termini di teamfight. Però no, se la prendono comoda, lasciano questo messaggero. In effetti soffrono un po' di ritardo su questa rotazione verso il messaggero, usano questo tempo che i Nongshim vanno a utilizzare per raccogliere il messaggero, per prendere push sulla mid, per prendere push sulla bot, come vedete da Prince che si sta isolando, e per allestire visione attorno al drago, visto che tra 20 secondi si lotterà per il soul point di Leaf Sandbox, decisamente più prezioso che un secondo messaggero quando nemmeno c'è in ballo il primo mattone. Pensando anche al fatto... Wally okay, che bene, c'è ancora il primo mattone, no, c'è ancora il primo mattone, c'è ancora. Quindi sì, un pochino più valore di questo messaggero sicuramente, però non da andare a rischiare di perdere il soul point, ecco, mettiamola così. Diciamo che ora qui sembra che stiano giocando più prendiamo noi il primo mattone per lasciare a voi il soul point. Pare di sì. Sono tanti gold che escono da questo primo mattone e potrebbero essere ancora di più se arriva, come penso accadrà, anche la seconda torre. Arriva la seconda torre, poi l'aggressione da parte di Ghost. Grazie anche, alla torre dell'inibitore. E come? Sì, arriva la testata anche alla torre dell'inibitore. E prendono la torre dell'inibitore. Wow. Ok, ora qui cambia tutto. Buono scambio.
È un buonissimo scambio, un buonissimo scambio. Hanno fatto valere come la pena di questa rotazione. Bella l'idea dei Nongshim Red Force, bella anche l'esecuzione. Vanno a prendere tre torri in un sol fiato e hanno aperto l'inibitore mid. Devo dire però, non è la fine dell'Ip Sandbox questa giocata, perché sapevano benissimo che sarebbero andati incontro a un trade di questo tipo col messaggero in mano ai Nongshim Red Force, ma la composizione in loro dotazione non li fa affannare troppo su questa apertura della mid, perché possono metterci closer a free farmare, e quello è un Corki che è arrivato al terzo oggetto vince il game da solo. Ormai lo sappiamo come funziona Corki. Il resto della mappa dovrà tenere alta la prio per cercare quel quarto drago. Quindi non è comunque una situazione in cui i Deep Sandbox hanno peccato di perdere la propria win condition, l'hanno mantenuta a un caro prezzo, e adesso si tratterà di giocare con intelligenza, provando magari a prendere anche qualche torre a tua volta, perché non si gioca senza pressione strutturale. Se gli avversari hanno in piedi tutte quante le torri e tu inizi a soffrire delle perdite a livello di strutture, hai sempre meno controllo sui tuoi campi di giungla, sulle zone neutre di mappa come il fiume, ed è poi una situazione un po' pericolosa, ecco. Rischi di avere semplicemente accesso a meno risorse dei tuoi avversari, quindi non c'è scaling che tenga. Però qui gli scambi iniziano a venire sulla mappa, un'altra torre esterna raccolta da Canna sulla botlane, una torre esterna l'abbiamo vista raccolta in top dagli sandbox. Ci sta, è quella classica fase di gioco rotto in cui tra un obiettivo e l'altro arrivano degli scambi, però resto tranquillo perché gli sandbox hanno un ottimo scaling, oltre che una situazione di vantaggio già dalla loro per quelle che sono per quelli che sono i tre draghi a zero. Quindi non stiamo assistendo alla perdita della win condition, ecco, insisto ancora una volta. Poi, comunque, bisogna aspettare il momento in cui Prince arriverà a due oggetti, in cui sarà il momento in cui veramente Prince potrà dire ai propri compagni: posso fightare senza problemi, posso entrare all'interno del fight senza nessun problema, fermo restando il fatto che, come hai detto bene anche tu, i nostri Red Force, con l'ottima rotazione che hanno fatto in corsia centrale, hanno aperto una corsia. Questo vuol dire che Croco dovrà stare molto attento a dove metterà i piedi all'interno della giungla, non i nostri Red Force, ma la sua stessa. Ora, per 2 minuti e 44 c'è l'anima del drago per il sandbox. Vedremo con questa corsia centrale aperta totalmente dai Nongshim se riuscirà il team in blue side a andare a contestare il drago, prendersi il drago e prendere vantaggio. Vediamo, 2 minuti e 20 sono una finestra di tempo che però, per quanto lunga, non mi aspetto vedrà i sandbox giocare aggressivi. Hanno l'enorme priorità dell'andare a regalare il secondo oggetto a closer e il livello 13 ad hub quanto prima. Una fase di accumulo molto cauta per entrambe le squadre. I Nongshim hanno già raccolto tanto in termini di pressione strutturale, devono soltanto tenere pressione sul pedale dell'acceleratore, continuare a tenere schiacciati gli sandbox il più possibile verso la propria base, in modo da avere terreno per wardare il drago e per magari tendere anche delle imboscate pre-drago. Hanno un pick molto forte comunque i Nongshim, c'è sempre l'insec di quelli sin di Dread che può trovare il bersaglio isolato e regalare la superiorità numerica prima dell'obiettivo ai Nongshim Red Force. Dovessero giocare solo il 5v5 frontale, i Nongshim rischierebbero sempre di finire vittime della Wombo Combo, del Dio della Forgia e della 3 respingi di Kael, quindi non vuoi giocare solo nell'ambito del 5v5 frontale contro questi due playmaker fortissimi in dotazione di sandbox. Soprattutto non vuoi, anche perché Lucian fa tantissima fatica a buttare giù i tank come quelli che hanno a disposizione di sandbox. Ce n'è tre di fatto, anche Vai, per quanto un Bruiser arriva ad avere un buon numero di resistenze HP. Quindi Lucian vuole andare per questo Lord Dominic Regards che compare nel suo inventario, così mi allaccio anche alla build per cui sta andando Ghost. È un Azir che naturalmente vuole andare per Liandry, per la stessa ragione. È un Kanna che è andato per una build a duellante un po' atipica, come non la vedevamo da tanto tempo, con Sandren e Sterak, anche per avere una soluzione al trade quasi effetto assassin che riesce ad avere Ornn quando ha il Dio della Forgia alla mano. Quindi una build a duellante da side, una build invece da anti-tank per i due altri carry, tanto playmaking da parte di Sin. Vediamo se riescono a trovare questo pick-off prima del fight. 35 secondi al drago. Arriva anche la torre di Azir per permettere ai giocatori dei Nongshim di avere un push ancora migliore, ancora maggiore, mentre vedono in qualche modo i Nongshim Red Force, vedono gli sandbox, iniziano a comprendere che fra 20 secondi partirà qualcosa. C'è una ward all'interno della posizione. Mamma mia, Croco. Quanto Croco. È Fivehead Croco, guarda che posizione ha guadagnato. Oh, lo vedono. E poi c'è la ward all'interno del drago, quindi comunque ora vedrà che c'è. Grazie, sono accorto. Perché soprattutto da lì vedevano che Croco si era spostato, come si è rispostato di nuovo in questo caso.
per andare a prendere. Ok, boob esplosivo. Ora vediamo cosa succederà, perché il fight sta per partire. Khan è quasi vicino alla forma mega. Attenzione alla posizione dei vari player posizionati, gli sandbox nella parte sud e invece Noshi nella parte nord. Inizia il drago, arriva l'aggressione, il dio della foggia, molto buono, preso il drago, combo, da combo. Di Noshi Red Force, però Wombo Combo trova la prima uccisione, provano a continuare ancora, arriva la kill da parte di BDD, continuano ancora a fightare i giocatori dei Noshi Red Force, sanno di avere il vantaggio della morte solo del jungler. Uff. Per il supporto, alla fine è uno per uno. Bene così, va benissimo così ai Nonfi, riescono a disinnescare il pericolo della Soul oceanica, riescono a trovare un'ottima risposta alla Wombo Combo. Kyle ha trovato un bel inserimento, Dav gli ha fatto eco molto bene, ha trovato comunque su Nami e su Lee Sin in front il knock-up ad area, però mancava un po' di DPS, Troco non è riuscito a inserirsi, è andato a ultare il cadavere di Lee Sin, visto che di fatto era già molto indietro. Bella la posizione di Nongshin, perché non lasciando l'accesso a Croco ad uno dei backliner non hai fatto un po' l'effetto ulti di Nautilus, no? Vai di fatto con la sua suprema, è un po' come se fosse il proiettile della ulti di Nautilus, sì. Vuoi bersagliare qualcuno in backline così che investi quelli in front, ma poi arrivi a fare il knock up effettivo su quello in back. Nessuno dei target di Nongshin era a disposizione per Croco, quindi ha semplicemente dovuto usare la ulti per l'execute finale su Dread. Molto bravi qui Nongshin a contenere i danni. Stavo pensando anche un'altra cosa, il fatto che comunque Corki non aveva il pacco ancora con sé, quindi no, è stato no, particolare, no. Perché costa quello. Perché un'altra cosa importante, Close avevo preso il pacco subito dopo il drago, che era il loro soul point, per utilizzarlo dopo, quindi il timer più o meno è alla pari quello del pacco con il drago, un pochino se non sbaglio quello nei, i primi pacchi sono più ritardatari, però questo ha permesso proprio ai giocatori di Noshi Red Force di avere questo vantaggio di non avere una spell così importante nelle mani di sandbox. Quindi non uscirà forse la vanno in questo superiore, fanno il mettere pressione per questa torre, ma ci sono sia Kyle che Croco, quindi decidono di disinnescare questo tentativo di pressione. Devono mettere visione profonda il più possibile qui in Nongshin, perché hanno soltanto la torre esterna top di sandbox. Una volta battuta quella perdono un sacco di presenza su quel quadrante, ed è il quadrante più importante a disposizione di Nongshin Red Force per andare a chiudere anche dovesse esserci una soul per Leaf Sandbox. Questo naturalmente passando da un nuovo fight in cui Leaf Sandbox avranno periodo sulla bot, cercheranno di più possibile di avere periodo su quella corsia inferiore, allestendo tanta visione e mettendo lì i propri campioni a pushare le wave anche per due minuti prima dell'obiettivo. E Nongshim spetterà il compito di approfittare di questa preparazione lunga dei Leaf Sandbox. Vediamo se avranno tutti i cooldown a disposizione, per ora vedo tutte le supreme essere presenti per tutti quanti i team. Sto anche guardando un pochettino gli oggetti, se c'è qualche spike intrigante da commentare. Beh, innanzitutto c'è il cronografo per Closer, che potrebbe aprire ad una Guardian Angel. Per ora ci accontentiamo naturalmente del cronografo, che serve a fare un po' l'effetto Guardian Angel una volta che ci si butta dentro col package. Ancora una volta non si va per il mitico su Corki. Sta diventando sempre più popolare questa scelta di andare per Muramana e poi Revenus Hydra per farmare ad un ritmo ancora maggiore, avere più wave clear. Però questo ti ritarda moltissimo la Guardian Angel. Prima si andava per Muramana, Ludens, Guardian Angel, per avere proprio un effetto assassin nel fight con il package quasi. Eccolo anche con lo sterminio in azione. Chiamata del fato molto buona per aiutare il proprio compagno. Ghost viene preso e annichilito. J-baited. Ottima chiamata del fato. Ci ha provato Ghost e devo dire non mi sento nemmeno di dargli troppe colpe. Quel marchio era molto goloso da esplodere, quello del mandato imperiale di Nami. Ha fatto moltissimo danno a Kyle, che nessuno fosse da quelle parti, però ho avuto come risultato che quello di Ghost è stato un po' inting. Attenzione, danni su Dread arrivano. 9000, gli HP del barone, arriva il dio della forgia. Possono ottimo andare su due player, continuano invece ad andare su Canna perché sta la posizione. Il pack in maniera difensiva arriva subito. Kyle, che meraviglia. Kill, poi subito arriva Prince con la seconda. Possono continuare, ora per il barone Nashor. Meravigliosi, meravigliosi, sono molto bassi di vita alcuni dei campioni dei Leaf Sandbox, ma poco importa, se hai il 5v3 non devi temere nulla. Ci vuole forse provare BDD e sono costretti a venire via, hanno visione su BDD che si è fatto avanti e stava sognando uno Shurima Shuffle nel pit, basta la sola presenza di BDD a scacciare tutti quanti, ma è comunque un 3-0, rivediamo l'azione qui, Ghost si ingolosisce, devo dire, faccio molta fatica a non essere d'accordo con questo inserimento, vorrei capire più che altro Dread cosa si stesse dedicando all'interno di quel cespuglio, se stesse per un attimo
dedicandosi a del giardinaggio, passione di bonsai per questo Dread che non va a fare follow up su questo inserimento. E qui Dav che non trova un dio della forgia su cui c'è chance di fare follow up, ma almeno tiene il suo terreno e dà questa opportunità a Closer di chiudere. Oh, con il bucket su Kyle, potrebbe Kyle essere messo in brutta situazione, in brutta posizione. BDD troverà l'uccisione. Rocco, Drago è online, è stato già utilizzato il pacco. Sa che dovranno lasciare il drago probabilmente. Non vorrebbero ovviamente, però rischiano di dover lasciare, sì. Vediamo i danni, BDD comunque ha già utilizzato la scorta imperiale, quindi... Ed è basso BDD, sì. Infatti. Basso anche effort. Un Big Red Mon che non va a segno, fight. I danni arrivano su Dav, arriva anche lo sterminio. Canna in versione Mega, Davos. Ghost trova la kill. Sono due uccisioni per zero. Drago viene conquistato senza grossi problemi dai Noshing Red Force. Qua rischiano di poter fare addirittura il barone con la morte di Dav, è un pasticcio, è un vero pasticcio. Dav aveva anche lo smite, quindi non doveva giocare, se proprio voleva giocare questo fight, se proprio voleva essere partecipe, Dav l'unica cosa che doveva provare a fare qui era mettersi a distanza di E in e smite e provare il furto, non di certo andarsi a tankare il full sterminio di un Ghost con il Lord Dominic Regards. Qui è uno svarione di Dav che costa carissimo in il sandbox. C'è Kyle, c'è Prince, chiamato del fatto anche la ultimate da parte proprio del giocatore. Prova a entrare Kyle, provano a fermare gli avversari. BDD va gold, Rocco, attenzione, i suoi HP sono veramente molto bassi. 3000, 2000, i danni arrivano da una parte o dall'altra. La forma mega potrebbe essere abbastanza. Provano ad entrare, trovano il barone Nash. Ora Rocco viene preso da furia del drago. Attenzione ai danni, preusa la kill sul jungler dei Noshin Red Force. Però è solo lui che cade. Questo permette ai Noshin Red Force di ritornare con 4 persone il barone. Almeno Dread ha consolidato il barone, ma come si è mosso dopo è veramente da censura. Ha fatto una cosa terribile, ha premuto la Q2 e preso al volo da Core che ha provato a flashare. Non so, non ho ben capito le intenzioni di Dread. Ha bruciato una summoner importantissima, però poco importa. Qua Dav, il suo errore di positioning finisce proprio nel imbuto perfetto per il focus dei Noshin Red Force, con assente il più importante playmaker da fronte. Naturale che poi i Noshin si girino sul barone e vadano anche a trovarlo. Croco molto basso, Kyle troverà una bellissima ferromanzia, purtroppo però Dread è nel pit e va a trovare lo smite vincente. Qui guarda cosa fa Dread. E vabbè, nessuno ha preso il barone, ha preso il barone. Quindi ha fatto flash Q2, voleva tornare in range di Q2 ignorando che avrebbe flashato comunque davanti a un Corki con tre oggetti, che non è che avesse esattamente intenzione di lasciarlo passare. E andrà per il quarto, che è l'oggetto mitico, quindi vedremo poi. Sì, sì. Sempre più consolidata questa build con il mitico quarto. Effettivamente qua, non lo so, sinceramente io qua ero un fan del Ludens, perché ci sono bersagli abbastanza morbidi, fatta eccezione per Gnar. Non sto vedendo tra l'altro grossa coriacità. C'è la scelta della Black Cleaver doverosa per andare a shreddare le resistenze di quegli enormi tank in dotazione ai sandbox per Lee Sin, quindi non è un Malmortius Dread che deve preoccupare Closer, ma anche se fosse Ludens va a dare un bel pop di penetrazione magica. Vediamo comunque questo inseguimento. Dio della forgia, troverà l'avversario, arriva anche la coda a parte di Croco, sono in 4. Sinceramente immagino che qui arriverà l'uccisione, la prende Dav, però anche qui, piccola nota, utilizzate anche il Dio della forgia per andare a chiudere un giocatore quando possono i nostri Red Force prendersi la corsia inferiore, cosa che sta facendo BDD, e soprattutto non ci sono altri obiettivi. Sì, adesso è, infatti non è terribile aver impiegato così tante risorse. Tanto il push del Baron non lo potevi giocare aggressivamente per i sandbox, dovevi comunque aspettare le wave in base e andarla a raccogliere coi tuoi carry. Però fossimo stati un pochino più vicini a quel drago, naturalmente si andava sottolineato come Dava avesse impiegato il della forza. Tra l'altro è un utilizzo un po' al limite, ecco, perché è vero che vai a tagliare la strada Dread, però stai comunque avendo due gap closer importanti con la ferromanzia e con Croco. È un rischio usare quello della forgia, tanto che infatti non connette, però dovrebbe esserci, sì, ci sarà come per il prossimo fight al drago quello della forgia. Sì, per quello fortunatamente siamo sicuri che ci sia, però poi voglio vedere come andranno a mettere, lo andranno a utilizzare anche per il fatto che
In questo momento i giocatori di Sandbox stanno subendo il team fight e launching. Sembra quasi che non sappiano come giocarci intorno. Andando con la mega form, fa il bulletto in front. Guarda come assorbe bene il danno di un Corki con tre oggetti e mezzo. Possono davvero, andare davvero a chiudere. Possono andare almeno a prendersi l'inibitore, quello è poco ma sicuro. Infatti subito si va per la chiusura sui giocatori avversari. Decidono di rallentare, chiamato dal fatto. Arriva il dio della forgia, molto buono. Il fight sta arrivando, il package. Ottimo, che pacco. Va a prendersi tutti quanti. Attenzione, distrutti. A Closer, i danni ci sono. Preso Dost, preso anche BDD. Proveranno tutti gli avversari. Proverà almeno il jungler a prendersi questo inibitore. Però a che costo? Al costo della sua vita. Al costo di andare poi a morire. Vediamo Prince che sta continuando a fare danno. Bella la postura marziale in maniera per spostarsi. Trovata la kill anche sul giocatore. E ora qui gli Sandbox possono andarsi a prendere Drago, Anima e Torri. Bravissimo Closer. Qui è la scelta giusta, andare a prendersi anche della pressione sulle strutture per preparare quella che dovrebbe essere un'imminente chiusura. Raccolta la Soul, non dovremmo nemmeno passare per un barone, perché questa composizione beneficia tantissimo dell'anima oceanica, avendo il poke di Corki e il gioco un po' di dentro fuori che possono fare i propri frontliner. Hanno tutto il beneficio di andare a prendere del danno, utilizzare la soul per rigenerarsi, tornare dentro e fuori e dentro e fuori, cosa che lusso che non hanno i Longshim Red Force. Quindi assediare con la Ocean Soul è molto più facile, molto più intuitivo. È un grande checkpoint questo della partita dei Big Sandbox, bellissimo l'angolo del package. Qui ancora una volta Dove è un po' frettoloso con l'utilizzo di questo due della forgia. Doveva un attimo guardare la posizione in mappa di Closer e usare, secondo me, il knockback molto più veloce, molto più secco del package per andare a farci Dio della Forgia sopra. Così avresti bloccato con il Dio della Forgia sopra la striscia del package degli avversari, li avresti demoliti. Già Closer ha fatto 1-9 sto fight, perché comunque il danno che è riuscito a portare con la connessione del package, guarda come diamine ha ridotto effort Canna e il Ghost, li ha totalmente distrutti. Immagina se ci fosse stato anche il lockdown di Dio della Forgia sopra quel bellissimo package. Comunque alla fine hanno vinto un fight, per la felicità dei tifosi di Nonshi, dei Sandbox, non dei Nonshi Red Force sicuramente. Mai felici i tifosi dei Nonshi, mai, impossibile. Ma è una gioia, anzi no, due ma gioie è una gioia, veramente. Due gioie l'hanno portate. Gioia, hanno battuto Yanwha Life e... Però l'ho battuto di qua, non Trix. Quello è stato strano. Ancora non hanno giocato contro i Freddy Brion, vero, vero, no, vero. Intanto, no. Qui, i giocatori di Lee Sandbox, grazie anche all'anima del drago oceanico, iniziano a muoversi nella parte del Barone Nashor. Possono farlo, hanno Prince e il fatto che la sua lacerazione è un secondo smite in sé per sé. Intanto Dav con l'utilizzo anche della guarigione, Thread inizia a muoversi vicino al Barone Nashor. L'azione continua mentre vediamo il trittico Closer. Kyle prova a entrare, utilizza la sua di ultimate, Dio della Forgia, molto buono, bloccato però dalla mareggiata. Bravissimo in questo caso il support dei nostri Red Force, che blocca il tutto. Disingaggiano in maniera eccelsa. Disingaggiano molto bene, Kanna era in focus pieno dell'intero quintetto dei Reef Sandbox, quindi aver messo al sicuro quello Gnar è preziosissimo. Infatti recall, TP back, Kanna è di nuovo arruolabile al fight mentre sono in ritirata i Reef Sandbox. Qua rischiano di concedere un facile Baron. Quel lume messo sulla ping di Kyle però desta qualche sospetto. Attenzione, sono 8000. Ora arriva a 6000, c'è Croco pronto con il suo pugno ad entrare all'interno. Potrebbe entrare in ruba anche il Barone Nashor, molto buono. Ora iniziano i fight, possono andare sui giocatori. Preso il primo ed è subito Ghost. Arriva anche la squadra imperiale, potrebbe salvare il compagno. Però in questo caso morirà anche Kanna. La lacerazione di Prince che lo mette KO. Croco se li vuole prendere tutti. Croco. Il flash prova ad andare sul giocatore che va con il TP per tornare in base. Si tratta di BDD, mentre Effort e lo stesso Dread moriranno quasi sicuramente. Muore il support, ora devono andare anche sul jungler che prova a scappare mentre Closer, Prince e Dove vanno per la presa della base. Croco, POG, no cap. Troppo facile questo POG, troppo facile questo POG. Croco ha vinto il game da solo, non passi questo steal, ma se penso anche a quanto ha seminato nell'early game dei Sandbox per rendere Prince e Kyle intoccabili, guarda quegli score di botlane. Fantastica partita anche di Kyle, fantastica partita ovviamente da Prince, ma Croco è un talento incredibile. È la sua seconda stagione. È già delle spalle così larghe. Signori, i Lee Sandbox battono in game 1 i Nonshi Red Force.
iniziano a far paura davvero, perché partita magistrale, mi verrebbe da dire, se non per qualche piccolo errore. C'è stato qualche errore micromeccanico nel fight, ma quelli li perdoniamo. Finché, guarda, in una sfida come questa mi aspettavo molto di peggio, quindi ben venga, soprattutto a livello macroscopico, a livello di lettura delle draft. Invece le due squadre si sono mosse molto bene. In particolare ho apprezzato tutto il tempo che la regia ha speso sulla bot, perché era effettivamente il matchup delicato, era effettivamente il momento della partita dove potevano sbilanciarsi di più le percentuali di vittoria dell'una o dell'altra squadra. Purtroppo Dread non ha giocato per la bot lane quanto avrebbe dovuto, secondo me, creando uno scompenso enorme su due bot lane che dovevano avere poca longevità nel game e tanto da fare subito. Croco invece su quella bot lane ci ha lavorato moltissimo, trasformando Prince in un mostro, trasformando Kyle in un playmaker disinibito, perché aveva tantissimi oggetti per essere un support, avendo trovato 13 assist e avendo avuto un'ottima fase di corsia dove non è mai dovuto andare back, ha avuto buone esperienze e buoni oggetti Kyle da support. È stata una partita molto facile grazie a Croco. Poi, ripeto, l'episodio dello steal, figata, siamo tutti invisibili, assolutamente sì, però vado a cercare... 1000 al minuto di Closer, anche quello è molto, molto buoni. Va benissimo. Closer, esatto, anche lui giocata stratosferica col package nel fight precedente, chiaro, però la gestione tattica del game da parte di Croco è quello che voglio andare a... quello che vorrei vedere premiato dal titolo di POG, perché è stato... come ce n'è pochi di jungler in questo momento in LCK, davvero. Croco e Peanut, mi sento di dire, sono gli unici due jungler che hanno sempre gli occhi sulla mappa, che hanno sempre intenzione di impattare il game in fase di corsia. Sempre più jungler stanno adottando uno stile talmente cauto che non lo ritengo perdonabile, perché non è una cautela legata alla composizione, legata al tuo pick. Vedo gente full clearare con Lee Sin, vedo gente full clearare con Wukong, quindi quando vedo Croco che effettivamente prende vai e ganka, è un brivido, è un'emozione indescrivibile. Mi viene da pensare a una canzone famosa del mio periodo, non so del tuo, però vabbè, questa casualmente la racconterò off stream. Però ecco, già vedere quello che hanno fatto i giocatori di Sandbox, naturalmente le azioni arrivano in maniera da farci vedere le grandi azioni degli Sandbox. Questo è stato forse il fight più importante, dove si è capito che gli Sandbox potevano realmente finire e concludere il match con una vittoria, perché poco prima, come avete visto, non c'erano torri nella corsia centrale grazie a una grande giocata dei Noshi Red Force. Sì, almeno vedi, quello che dicevo prima, almeno un paio di idee macroscopicamente coerenti e divertenti le abbiamo viste da parte dei Noshi. Non si sono fatti prendere a pallonate, questo è già un ottimo inizio, però davvero Dread non lo riconosco più. Il Dread che affiancava Kin negli Africa Freaks era uno dei migliori jungler di LCK a mani basse. In questo roster doveva avere in canna uno pseudo Kin sul quale poggiarsi per giocare come gli piace fare sulla top, e non sta riuscendo a questo roster, e continuo a dire... Quello che non capisco nella maniera più assoluta è come sia possibile per un roster che ha degli elementi così eterogenei che dovrebbero funzionare splendidamente, non ci sia mai una regola, non ci sia mai un game dove dall'inizio alla fine li vedo fare quello che i giocatori sanno fare. BDD è uno dei più efficienti mid laner del mondiale dell'anno scorso, una delle sue statistiche più importanti sempre stata il damage su gold, cioè quanto danno riesce a tirar fuori a fronte di quanto gold gli è stato consegnato dal team, e lui è sempre stato tremendamente efficiente, quindi è un mid laner che vuoi in qualsiasi squadra, è perfetto per qualsiasi squadra. In Ghost ed Effort hai una bot lane molto efficiente che dovrebbe consentire a Dread di giocare per il top laner come faceva già per King in Freaks, e quindi hai canna Dread come duo carriante. Niente, non si riesce ad avere una partita così, non si riesce, c'è sempre qualcosa che non va, e di questi tempi spesso è Dread a non andare, va detto. Vedremo se nel game 2 riuscirà a migliorare, anche perché se vuoi provare ad arrivare sul 3-5 il momento è questo, vincere due game di fila. Ma signori, noi lo vedremo dopo una piccola pausa, quindi rimanete qua e vi aspettiamo per game 2.